Ciao a tutti ed eccoci qui di nuovo con un video che parla di cinema, pubblicità, non lo so, ditemi voi. Fatto sta che è l'ennesimo video trasgri che non è né carne né pesce, sa solo quello che non è, sostanzialmente uno dei vecchi video riflessione che ero solito fare, perché oggi voglio assolutamente parlare dell'audiovisivo più discusso e controverso del momento. Non stiamo parlando certo di uno splatter horror sanguinolento, ma del nuovo spot dell'Esselunga, La Pesca, che è diventato addirittura un caso politico. Tabula rasa, sostanzialmente. Vabbè, arrivo abbastanza tardi al dibattito e sono convinto che questo video in realtà non aggiunga niente di più rispetto a quello che si è detto, anche perché ne hanno parlato giornalisti, ne hanno parlato politici, appunto, persino Giorgia Meloni si sta aprendo un account Letterboxd per dire la sua a riguardo. Però, quindi, io di fronte al tutto rimanevo un attimo spiazzato, perché stiamo parlando di una pubblicità di supermercati, però appunto effettivamente è interessante perché scatena un dibattito di carattere sociale e politico legato appunto all'attualità, e appunto ne hanno parlato molto bene già tanti creator. A tal proposito io vi indirizzo subito sul bellissimo video di Sara Boero, che fa un'analisi di storytelling pazzesca, dritta al punto, ma oltre a lei ne hanno parlato tanti in modo preciso. Ad esempio anche Barbie Xanax ha fatto un video a riguardo, Carlotta Vagnoli ne ha parlato sui social e tantissimi altri, anche di idee differenti, ma che offrono un loro sguardo appunto lucido e preciso sulla vicenda e sullo spot in particolare. Quindi non mi sentivo in realtà di aggiungere niente di che in più, però voi sapete che io sono un grande amante del trash e un mio guilty pleasure è quando le catene di supermercati si lanciano nella settima arte e fanno queste pubblicità che in realtà hanno la pretesa anche di essere cinematograficamente importanti. E se hai il taglio giusto, puoi essere da una parte l'Oliviero Toscani di Benetton; se hai il taglio sbagliato, diciamo, diventa un po' il mago dell'Esselunga, che per me è uno dei film trash più iconici di sempre. Stupendo. Siccome a 10 anni dal precedente è arrivata la nuova fatica cinematografica della famosa catena di supermercati, non potevo togliermi lo sfizio di poter fare la recensione per voi. Quindi prendete questo video più che altro come una recensione, perché nel dibattito politico non mi voglio inserire, e anche dal punto di vista sociale di quello di cui si sta discutendo riguardo allo spot non mi inserisco, perché non aggiungerei niente di più. Però effettivamente vorrei dire la mia a livello di recensione de La Pesca, questo cortometraggio di 2 minuti che appunto sta scatenando un po', come diceva mia nonna, un rebelot. E dire che il cortometraggio in sé non è niente di speciale, nel senso, sia a livello registico è abbastanza semplice, nel senso standard pubblicità, a livello scrittura è basico da morire, e il problema è appunto è come rappresenta la determinata situazione che racconta. E a tal proposito ci tenevo anche a segnalare alcuni commenti a riguardo che ho letto appunto a proposito del video, che su cui rimango un attimo spiazzato. Però andiamo con ordine. Allora, per chi non l'avesse visto, anche se dubito non l'abbiate visto perché è ovunque praticamente, anche volendo evitarlo te lo becchi, La Pesca è appunto il nuovo cortometraggio prodotto da Esselunga che alla fine della fiera pubblicizza appunto l'esperienza di fare la spesa all'Esselunga. E questo avviene attraverso La Pesca, che è un po' la metafora della questione. Tra l'altro io morto perché questo film è finito anche su Letterboxd, La Pesca viene identificata come la stessa attrice che era presente in Call Me By Your Name e Parasite. Diciamo che
ha avuto un bel avanzamento di carriera. Ok, siamo in un supermercato Esselunga, in particolar modo nel supermercato di Via Solari, dove mi è capitato di far la spesa, e una madre sta avendo uno dei peggiori incubi che un genitore può avere nella vita quotidiana. Ha perso sua figlia nel supermercato. Parte alla ricerca all'impazzata, ma fortunatamente bastano pochi secondi per vedere la bambina incantata di fronte alla sezione frutta e verdura, in particolar modo la sezione dedicata alle pesche, che al momento credo siano pure fuori stagione. Fatto sta che la bambina è lì un po' malinconica, un po' sfatta a guardare ste pesche, e la madre, allora convinta che la bambina voglia una pesca, che sia un capriccio momentaneo, prende sta benedetta pesca e la compra. Tra l'altro, parentesi, questo è una cosa che hanno evidenziato tutti, però effettivamente, anche se non era l'intento del cortometraggio, perché io sono sicuro che il fatto che la pesca non sia stata presa a mani nude, non messa in un sacchetto, che finisca direttamente sul nastro trasportatore, che schifo! Che schifo, veramente, cioè, assurdo. Però capisco che nell'intento del regista non doveva essere realistica quella cosa, doveva essere simbolica, perché obiettivamente l'inquadratura della bimba che guarda il nastro trasportatore e passa la pesca, lì la pesca ha un significato simbolico, quindi a livello estetico è più carino far vedere la pesca che va sul nastro trasportatore, però obiettivamente da spettatore, quando sai lo schifo che c'è e quello che toccano i bambini soprattutto, rimani abbastanza spiazzato. Io ero lì che dicevo, oh, che schifo. Sta benedetta, quando vedo qualcuno che fa la questa è una parentesi trash, però ci sono quelli che fanno la spesa e prendono, per non pagare il sacchetto, prendono il frutto e lo mettono direttamente su una sotto, è una roba che non capisco. Poi quando prendono, la cassiera obiettivamente è costretta a piazzarti pure l'adesivo con il codice a barre e lo mette direttamente sul frutto che ti devi mangiare. Che schifo, cioè è una roba che... E qua non succede con la pesca rimane liscia e profumata, e noi capiamo che sta bimba ha un po' di spleen interiore, lo capiamo soprattutto quando si accende nel osservare al di là del finestrino della macchina una famigliola felice, e dire che sua madre sembra piuttosto premurosa con lei. Infatti il pomeriggio tra le due scorre estremamente divertente e allegro, giocano, lei si preoccupa per la bimba, guardano la TV assieme, fino a che il campanello non suona. Noi abbiamo già capito sin da subito che la figura genitoriale del padre era assente, in questo caso la parte finale del corto ci svela appunto che i due genitori sono separati. Il padre infatti è venuto a prendere la bambina, probabilmente perché per il weekend, e noi scopriamo che questa benedetta pesca è una metafora, appunto un mezzo ingenuo e delicato attraverso cui la bimba cerca disperatamente di far rimettere insieme i suoi genitori. Quindi prende la pesca, la dà al papà e c'è questa scena di un kitsch devastante in cui il papà rimane un attimo basito di fronte a sta pesca, la bimba dice te la manda la mamma, il padre dice ah sì, effettivamente mi piacciono le pesche, quasi identificare che creando un'illusione nel padre che la madre abbia ancora provi ancora qualcosa per lui, perché vediamo tra l'altro la madre che guarda dalla finestra in cagnesco, il padre che di fronte alla pesca mandata dalla mamma si addolcisce, guarda con nostalgia la finestra dal basso, e i due appunto partono e il padre dice chiamerò la mamma per ringraziarla. Questo è il succo della questione. Il senso dello spot è appunto il fatto che dietro ad ogni spesa, dietro ad ogni acquisto che facciamo, ci può essere dietro una storia. Una storia che si porta con sé tante emozioni positive e negative, e che possono essere raccontate appunto a livello, possono toccare effettivamente una cosa che noi consideriamo banale come fare
fare la spesa porta con sé tanti significati nelle cose in cui compriamo, sostanzialmente. È un po' questo il brief dietro al cortometraggio dell'S lunga. Quello che ha scatenato il dibattito è appunto la rappresentazione dei genitori separati e di come il senso di responsabilità nell'eventualmente trovare un chiarimento tra le due parti cada proprio sui figli e non sia una questione degli adulti. L'altro punto che ha toccato tantissimi è appunto la rappresentazione della genitorialità, di questo tipo di genitorialità, ovvero genitori separati, come un contesto dove anche se si trova un equilibrio viene vissuto come profonda sofferenza, ecco. Non entro troppo nel merito di questo perché è l'argomento di discussione maggiore. Quello che secondo me questo corto è negli intenti non è nel risultato finale, nel senso, ed è lì che si scatta il trash, perché il trash in un certo senso è creare involontariamente qualcosa che scatena quello che non vuoi creare e si capisce lontano un miglio. Allora, il tentativo di questa pubblicità è di andare in un territorio autoriale, però, e lo si vede proprio nel mood, negli intenti, voler lanciare un messaggio di un certo tipo, il fatto che attraverso il racconto di questa bimba si sta raccontando quella storia, quella particolare situazione, ma inevitabilmente quando porti quella storia all'interno di una pubblicità diventa in un certo senso una sorta, viene percepita come una sorta di tesi, ovvero in una coppia separata il bambino inevitabilmente soffre ed è compito dei bambini fare questa cosa qua, rimettere insieme i genitori. Non può esistere un tipo di famiglia in cui i genitori sono separati e trovano, diciamo, il modo comunque per accudire i figli pur non amandosi più, ecco. Cioè, emerge quel tema lì, anche se sta raccontando una storia individuale, ed è naturale, secondo me, voler raccontare il sentimento di sofferenza che comunque un bambino è logico che possa provare in una situazione in cui vede i suoi genitori assieme e poi i genitori non stanno più assieme. Però il problema è il come. Visto che c'è questo intento sulla carta nobile di raccontare una situazione delicata, secondo me bisognava studiare uno storytelling appunto meno basico, meno superficiale, meno pretenzioso. Si poteva raccontare, secondo me, la nostalgia, un po' come dice anche Sara Boero nel suo video, la nostalgia che il bambino o la bambina prova nel ricordare quando i genitori stavano assieme in casa, perché il fatto di certamente che si può raccontare quel sentimento, perché è naturale che un bambino lo provi se vive il momento di passaggio da cui i suoi genitori si amano e poi non si amano più. È ovvio che un bambino si trova perduto, si trova triste, ha dei momenti di incertezza e si devono raccontare anche quei momenti lì. Il problema è il come, perché il come è estremamente vecchio. Cioè, è estremamente vecchio, cioè questo corto voleva essere toccante, voleva essere autoriale, ma come molti hanno evidenziato, le modalità di racconto della separazione di due genitori sembra appunto ricadere sulla responsabilità del figlio, un po' come si raccontavano i divorzi negli anni 90. Infatti è una versione in spleen, una versione pacco polacco di genitori in trappola con Lindsay Lohan, cioè è esattamente quello praticamente, anzi genitori in trappola era ben più innovativo, è proprio un modo di raccontare la famiglia separata e in modo vecchio, boomer, superficiale. Poi i motivi per cui una coppia arriva, anche con figli, arriva a separarsi comunque
sono complessi, sono tanti. Lo spot, vuoi anche per la sua durata, ma vuoi anche per la sua scrittura col pilota automatico, sembra molto semplificare la questione. Con due inquadrature ci fa capire, ci tenta di far capire che la madre è quella cattiva e il padre è quello che va assolto sostanzialmente, senza svelarci nulla del background dei genitori e senza mettere tra l'altro in relazione il fatto che non è detto che se due genitori stanno assieme funzioni la cosa, cioè sia un posto più felice dove crescere un figlio, perché se due non si amano più la situazione, la convivenza in casa può essere decisamente peggiore rispetto alla scelta adulta di divorziare, di separarsi. Quindi è molto semplicistica la cosa e non sarebbe un problema in un certo caso, perché comunque lo spot vuole prendere il punto di vista della bambina, quindi, e questo è abbastanza evidenziato proprio appunto dalla scelta delle inquadrature, ma anche il fatto che è lei la vera protagonista del film e è lei che è il motore dell'azione e tutta l'azione dietro la pesca è un po' la bugia innocente, il piccolo piano macchiavellico e dolce che ha questa bimba nel sognare una cosa forse irrealizzabile. Quindi è lei la protagonista ed è giusto che dal suo punto di vista la situazione non sia comprensibile e sia semplicistica, perché un bambino ha una visione semplificata di realtà per lui complesse, come può essere una relazione tra adulti, cioè, e anche perché gli stessi genitori non svelano a una bambina così piccola le cause che hanno portato a una separazione, ok? Potrebbe essere qualunque cosa, quindi il fatto che il film prenda il punto di vista della bimba e che abbia questo moto della vicenda della pesca, in realtà potrebbe anche andar bene. Il problema è proprio come lo racconta, cioè è proprio semplicistica anche la modalità del racconto, e poi è proprio vecchia, c'erano secondo me tantissimi modi con cui puoi raccontare quel sentimento lì, quella cosa lì, senza per forza triggerare qualcuno che si trova nella stessa situazione. Ora, si dà molto peso al essere triggerati da un audiovisivo, però quelli sono cose che tu non puoi prevedere in anticipo fin troppo. Il problema è il racconto semplicistico e vecchio di una situazione che riguarda tante persone, perché tu non puoi seguire la modalità di racconto di una famiglia con genitori separati come la si faceva negli anni 90, quando i genitori divorziati non erano così la norma, non erano così comuni. Oggi la situazione è un po' diversa e comunque sono passati 30 anni, cioè ci sono modalità di racconto meno banali, meno semplici, meno kitsch, per dire tutto, perché questo cortometraggio vuole essere toccante, ma nella migliore tradizione del trash, negli intenti vuole essere toccante, ma raccontando emozioni semplici, emozioni basiche, diventa kitsch. Cioè, nel senso, fa il lato opposto, cioè io non l'ho trovato toccante, l'ho trovato proprio kitsch, perché cerca di farti piangere, cerca di farti commuovere in ogni modo, non ce la fa, perché ha una struttura estremamente vecchia, estremamente boomer, poi anche nel racconto di farci capire che probabilmente la madre è cattiva, il padre è buono, quando dalle reazioni probabilmente il padre ha fatto l'enorme cavolata e la madre è sbarellata, anche se questi due hanno scelto di separarsi, è una scelta che avranno preso, che a una certa si valutava come quella migliore da fare sostanzialmente. Evidentemente non ci sarebbe stata quella pace necessaria in casa per poter andare avanti, no? Il problema, secondo me, è proprio come il film racconta il tema, perché il tema lo puoi raccontare, e secondo me è molto coraggioso voler raccontare quello che può sentire un bambino in una determinata situazione. E mi ha fatto molto ridere, qua mi collego
a una recensione che ho letto, un articolo che ho letto, in cui si evidenziava come il problema, come la pubblicità è coraggiosa nel raccontare questo, e il fatto che abbia ottenuto controversie è perché non rappresenta una famiglia felice alla Mulino Bianco. Ma questo non è il problema, secondo me, perché anzi è giusto raccontare, anzi io trovo coraggioso il fatto di raccontare i lati, diciamo, tristi di una famiglia all'interno di una pubblicità, ok? Però il problema è che si demonizza la situazione, la si racconta in modo ipersemplicistico, questo pur prendendo il punto di vista di una bambina che per forza di cose semplifica la realtà attorno a sé, però il film stesso nel suo messaggio che è semplicistico, ma è poi ovvio che sia semplicistico perché è una pubblicità, ma allora la cosa è: perché se una pubblicità vuole sparare alto, allora segue comunque dei dettami semplicistici? Mi sono abbastanza perso nel discorso, comunque spero che mi abbiate seguito. Secondo me è uno spot che non funziona totalmente e a mio parere le controversie che ha creato non se le aspettavano. Cioè questo secondo me è nato per essere uno spot che, che carina la bimba che prova a far rimettere i genitori, cioè non hanno pensato secondo me al contorno che c'è attorno, o comunque non hanno pensato alle controversie che avrebbe potuto scatenare nella rappresentazione di quella realtà e nella sottile, un po' subdola lezioncina su il fatto che comunque anche se non si amano due genitori devono stare assieme perché i figli, ok, va bene, è proprio sbagliato negli intenti, ma secondo me è uno sbaglio involontario. Poi non so se il regista o l'azienda ha detto qualcosa a riguardo, però secondo me era proprio involontario, e questo senso involontario lo si percepisce. Come pubblicità poi secondo me non funziona, perché se l'idea è quella di creare una dimensione umana attorno al tema della spesa, a parte che probabilmente avrebbe avuto senso, però lì dipende anche dal budget, fare più storie, cioè che magari, cioè più corti, che magari si intermezzano tra di loro, una sorta di serie, perché così tra l'altro dai anche una dimensione personale alle storie che racconti, o comunque mostri più situazioni. Invece la pesca deve reggere tutto il messaggio da sola, no? E racconta un tema potenzialmente grande e complesso in modo respingente, in modo vecchio, in modo giudicante, secondo me anche involontariamente giudicante, ma viene percepito così. Viene percepito così dallo spettatore. Cioè, secondo me questa è una pubblicità anni 90, con tutte le problematicità del caso, per carità, però è proprio vecchia, è quello il problema, secondo me. Però, basta, sto divagando. Quindi sì, secondo me è trash, proprio perché non riesce... Cioè, involontariamente piscia fuori dal vaso, ecco. E non è quel trash divertente del Mago dell'Esselunga. Questa è la mia recensione de La Pesca, il corto Esselunga che sta facendo discutere tutti, ma voglio sapere anche la vostra, perché qua il dibattito si accende, mi raccomando. Fatemi sapere la vostra che ne pensate. Detto ciò, Palma d'Oro miglior attrice alla Pesca, che sta attraversando tutto il cinema contemporaneo, da Call Me By Your Name a Parasite alla Pesca, ora finalmente protagonista. E detto ciò, io vi mando un bacione, vi aspetto al prossimo video e ciao ciao!